Bene, bene, bene. Eccoci arrivati alla fine di tutto il lavoro della CIMAX, che è stata suddivisa in 5 puntate diverse, perché il lavoro da fare era tanto. Allora, adesso guardiamo la fine dell'esterno. Questo è il risultato finale di quello che è lavaggio e lucidatura della macchina. Ok? Le parti da vicino ve le ho già fatte vedere, ve le faccio vedere ancora. Quindi abbiamo lavorato completamente su una lucidatura che doveva essere una one step, ma non ho potuto perché era troppo rovinata. Poi, come vi ho spiegato nel video, come vi ho detto, il nero pastello è veramente molto molto complicato. Fatto questo, abbiamo lavorato negli interni, quindi abbiamo fatto tutti gli interni del lato con sgrassaggio totale, protezione totale dell'intero abitacolo, sanificazione, parti in pelle protette, plastiche, pelle, tutto, tutto, più la sanificazione che vi ho detto e che vi ho anche fatto vedere nel video. Adesso mettiamo ancora, prima di concludere il tutto e concludere questo video che vi ho detto che abbiamo suddiviso in 5 puntate, e rimanete con me perché nelle prossime puntate avremo dei lavori in nanotecnologia e quindi ci soffermeremo su quelli, su Maserati e su altre auto, quindi faremo puntate diverse su quello, ma il prossimo video che ci aspetta è, non si vede, comunque quell'Audi A1 là, dobbiamo fare una lucidatura e anche quello è un pastello. Allora, detto questo, stavo dicendo, adesso mettiamo un po' di profumazione finale, che è questa, e poi l'auto è conclusa, pronta per essere consegnata al cliente questa sera. È stato un lavoro impegnativo, però ne è valsa la pena e spero che lo sia anche per il cliente, quando la vedrà possa rimanere contento di questo lavoro. Allora, sono stato molto provocatorio sugli ultimi due video della CIMAX, dal titolo della tavoletta dei DC, e qui adesso avete visto la conclusione dei lavori. Non era riferito poi a quella macchina, ma era riferito in generale, perché spesso si tende ad arrivare con delle macchine talmente sporche e dove dentro c'è tutto e di più, senza pensare al fatto che il problema non è tanto la polvere, la sabbia, ma il fatto che ci siano i batteri presenti all'interno dell'abitacolo, e questo, visto che la macchina la viviamo, non è il massimo. Detto questo, allora, per quanto riguarda il discorso lucidatura, come vi ho spiegato, si può fare molto di più. Vi ho fatto anche vedere alcuni passaggi nei 5 video dedicati a quell'auto, anche se hanno titoli diversi, comunque sono spezzettati in 5 parti. Si può fare molto di più, soprattutto sul nero pastello, ma si può anche ottenere un compromesso. Qui andiamo sempre in base a quello che il cliente vuole, quello che può spendere e quello che è il consiglio del professionista. Cioè, bisogna trovare il giusto compromesso. È ovvio che per me, che sono un detailer, ottenere sempre il 100%, che il 100% non esiste, ma il 99%, 99,99%, se proprio vogliamo essere precisi, è il massimo per noi, ma non è detto che lo puoi fare sempre, e quindi si cerca di raggiungere un qualcosa che sia accettabile. E per l'interno invece il problema non sussiste, perché all'interno, a parte che non sia proprio usurato, rovinata la parte che devi andare a pulire o proteggere, lì è sempre, fai sempre tutto quello che devi fare. La lucidatura è un'altra cosa. Lo stesso vale per il lavaggio, tu puoi lavare la macchina con i pacchetti che ho spiegato più volte, ma nello stesso tempo ottieni comunque un ottimo risultato. Più vai su quel pacchetto, quindi il Gold Wash, il Palladium, il Rhodium, ottieni di più, soprattutto a livello protettivo e di decontaminazione.
Per quanto riguarda l'ucidatura è diverso, lì vai a step partendo 350 euro sugli utilitari e arrivi, può arrivare anche 1000 euro con una lucidatura, ma come ho detto bisogna vedere chi è disposto a spendere e soprattutto fare una lucidatura a così alto livello senza poi applicare un nanotecnologico, una protezione, comunque al minimo che sia almeno un grafene o un selente spray, non ha senso, perché poi sì, la macchina si rigraffia subito. Ecco, niente, adesso io vi saluto, vi ringrazio, vi chiedo nuovamente di iscrivervi al canale perché ritengo che insomma conoscere il mondo del detailing sia importante per, anche per qualcosa che possa essere per il fai da te, ma anche per chi decide di far fare la macchina un detail, perché non tutti. Allora, il privato secondo me arriva fino a un certo punto, da lì in poi se ne occupa il detailer. Se invece uno non ha il tempo, da 0 a 100 se ne occupa il detailer. Quindi spero che i video che sto realizzando in questo anno e mezzo siano utili, insomma, siano stati utili quelli passati, siano utili gli attuali e saranno utili i futuri. Grazie, ciao, al prossimo.